non dare ascolto ai consigli di mia nonna quando mi diceva: dai poca confidenza. Fare teatro. Oddio, ma te sei cosa... hai cagato? Sei Lillo? Oh, un po' forte. Snickers? No, io soffro di insonnia. Sempre, anche nei letti. Circeo? I balletti in camera mia con le canzoni di Lady Gaga. È stato mentre facevo la fila per il tampone molecolare all'ospedale di Sant'Andrea in macchina, c'era il drive-in, siamo rimasti 8 ore in fila, ma anche la tangenziale est nella galleria. L'ansia, mi sento modestamente di dire di essere la persona più brava in Italia, se non del mondo. Io faccio le barchette di carta, gli origami molto piccole, estremamente piccole, più piccole di una moneta. Se non ci credete ve lo posso provare e se qualcuno vuole provare a sfidarmi, non è il caso. Vorrei fare una domanda a Mario Draghi. Come stai? Gli anni 80, però del 900. Spesso mi sono chiesta del 500, del 600, però sono una persona che si ammala in fretta e quindi secondo me avrei vissuto poco, quindi gli anni 80 del 900. Ci sto troppo, veramente troppo, un po' vampiresco. Maledetta primavera di Loretta Goggi, che è anche la canzone preferita di mia suocera, che saluto. Per innamorarsi basta un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, lo sappiamo io e te. Io ho paura di rimanere abbandonata di notte nell'Oceano Indiano e che mi divori una balena. Perché non provi a fare teatro? Top Gun, purtroppo su molte poche cose, però una cosa su cui dico veramente ragazzate sui ritardi. Cioè dico, ma come? Ma io sono uscita. Ma è vero, ma io sono accappatoio. Ciao. Ciao amici di YouTube e altri amici in generale che spero di avere nella vita. Sono Michela, se volete vedere altri contenuti di Vanity Fair, cliccate qui.